dove si presuppone, come dire, la regione cosa dice? Tu ti salvaguardi perché affiggendo un cartello dicendo voi siete obbligati a lavarvi le mani piuttosto che se siete stati a contatto con persone i 14 giorni precedenti, tutto quello che noi sappiamo dalla televisione e dai media, deve essere affisso in modo tale che voi vi salvaguardate riguardo ai dispositivi di protezione individuale, i DPI. Questi dispositivi di protezione individuale differiscono a seconda se la persona che collabora con voi o voi stessi, naturalmente maneggiate o somministrate cibo e bevande, oppure se vi presentate esclusivamente al cliente nel momento in cui si fa il check-in o il check-out. Tutto questo dipende da naturalmente l'interazione che voi dovrete avere con queste persone e se maneggiate cibo e bevande. Quindi di qui è molto importante che voi vi leggiate quali sono le regole, perché naturalmente bisognerà comunque essere provvisti di guanti se si maneggiano cibi o bevande, bisognerà anche dopo aver tolto il guante, ma questo lo sapete anche per l'HCCP suppongo, bisognerà comunque disinfettarsi le mani e poi mettere altri guanti. Se voi siete naturalmente voi che somministrate cibi e bevande all'atto della colazione, probabilmente non potrete mai con gli stessi guanti levare i piatti sporchi di un cliente e poi servire con gli stessi guanti un cliente nuovo che si è appena accomodato. Queste sono delle regole che bisogna essere molto attenti a farle. Quindi dovranno essere guanti differenti o persone differenti che lo fanno. Mi sto spiegando, mi state seguendo? Sì, sì, chiarissimo. Questo è molto delicato. Non facciamo colazione, diamo €3,50 di andare al bar. Al bar. No, perché voi potrebbe essere una soluzione. No, perché voi le usate, tutte capsulate. Sì, guardi, ci sono talmente tanti casi per quanto riguarda il momento di somministrazione di cibi e bevande che bisogna stare molto attenti. Ma se c'è un bagno che qualcuno utilizza, che più persone utilizzano, questi bagni devono avere una sanificazione continua, devono essere lavati 2 volte al giorno. È così. Vabbè, andiamo avanti. Ok, io sto andando spedita perché poi voi ce l'avete come dice il Presidente, però almeno le cose salienti ve le voglio dire. Queste dei dipendenti, naturalmente i dipendenti che diciamo avessero una temperatura superiore ai 37 gradi centigradi, 37 e mezzo, veramente sono obbligati a restare a casa. Domanda, chi è che stabilisce che hanno se uno non ha il termoscanner per misurargli la temperatura entrando? Guardi, signora, io le dico una cosa, da queste cose che io ho letto per quanto concerne il protocollo, più ci si cautela, più si vive felice. Quindi c'è un consiglio indiretto a dotarsi di termoscanner. Io ci avevo già pensato, infatti. Lei dice di sì. Sì, perché io posso venire da lei, come ospite e dichiarare di non avere una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo. Lei in buona fede mi riceve nel suo B&B e poi se mai c'è il Covid che subentra, lei è costretta a sanificare o a chiudere, insomma. Ok, no, ma mi ha già tolto il dubbio che avevo, ho già capito. Hanno 3 giorni, noi non lo ripetiamo il secondo e il terzo giorno. No, quando arriva. Alla fine dobbiamo essere un po' anche elastici. Quello che io evito è che se uno ha un'attività che vuole preservare, che non vuole fare un'ulteriore sanificazione, perché dopo se c'è qualcuno che ha il Covid, purtroppo la sanificazione va fatta nella sua stanza. Quindi lei giustamente dice, ma io posso stare dietro a un ospite? Assolutamente, se questo si è vinto le mie parole, non è così. Lei ha l'obbligo di misurare la latenza. Poi se dovesse vedere una persona che sta poco bene, senza misurargli la febbre, ma vede che insomma c'è una persona, le conviene andare a chiedere un sacco. È ovvio, certo. E questo è il punto della questione, gestire un caso Covid, perché lei in teoria non dovrebbe mandarlo via, ma deve chiamare l'ASL. Dopo chiudo, perché se ha a disposizione, adesso ci arriviamo a questo, così poi vediamo le cose da fare. Siamo già arrivati a gestione di un caso sintomatico. Oh, sì, ci siete? Segno. Andiamo. Allora, gestione di un caso sintomatico, sì. Come
crede, vabbè, io qui riassumo le parti che ho messo insomma in evidenza. Bisogna chiamare l'ASL, se il caso sembra abbastanza grave bisogna chiamare il 118. Sì, sì, c'è scritto, l'ho anche evidenziato. Nel frattempo lei attende che si abbia un parere effettivo che questa persona purtroppo sia affetta dal Covid, deve fare indossare al cliente una mascherina chirurgica, ridurre al minimo i contatti con altre persone, questo c'è un elenco di cose che adesso non glieli dico, ma li leggerà da sola. Il servizio di consegna pasti o bevande dovrà essere fatto esclusivamente in camera, quindi questa persona va isolata. In breve va isolata.